farvi una mini review di alcuni prodotti Kiko per il corpo. In particolare sono due prodotti corpo che mi sono stati regalati dalle mie due amiche Serena e Donatella, che saluto, per il mio compleanno. Quindi, per chi di voi lo sa, il mio compleanno è ad ottobre e quindi ho avuto tutto il tempo per poterli testare. I prodotti di cui vi voglio parlare sono uno body scrub, che è questo qui. È una crema per mani ed unghie. Allora, questi prodotti cosa hanno di particolare? Sono prodotti che non contengono comedogenici, ovvero i parabeni. Come ben sappiamo, i parabeni sono prodotti che a lungo andare possono provocare danni anche abbastanza seri alla nostra pelle o comunque al nostro organismo. Quindi, quando è possibile, cerchiamo di evitarli. E sono molto contenta che Kiko abbia deciso di creare dei prodotti senza questi elementi. E adesso vi faccio sapere io come mi sono trovata e la mia esperienza con questi prodotti. Allora, prima di tutto comincio da questo scrub che si presenta in questa scatolina, in questo cubo azzurrino. All'interno troviamo una spatolina, il foglietto illustrativo e poi troviamo la confezione con lo scrub. La confezione è molto grande, sono 200 ml ed è composta in questo modo. Aprendola abbiamo un coperchietto di protezione e dall'interno è formulata in questo modo, non so se riuscite a vederla. Sono un insieme di sali con degli oli. Questa spatolina serve appunto per mescolare per bene tutto questo composto per poi poterlo applicare sulla pelle. Va applicato nella doccia o nella vasca a pelle asciutta con movimenti circolari. Il profumo è gradevolissimo, buonissimo, sembra, non riesco a ricordare che tipo di fragranza è. Però somiglia tanto a un profumo molto noto. Sì, perché mi sembra di averlo sentito già tante volte. Comunque è buonissimo ed è molto persistente. Così ovviamente l'odore sembra molto più forte, però ovviamente diventa molto più delicato dopo aver fatto la doccia. Allora, quindi va applicato con un massaggio. Questo massaggio è molto molto esfoliante, anche perché la grana del sale non è molto sottile, quindi è un ottimo scrub, lascia un bel profumo e soprattutto è ottimo per chi ha problemi di peletti incarniti. Io mi ci sto trovando davvero benissimo. E cosa dirvi più su questo scrub? Io lo utilizzo una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, perché voi lo sapete, ve l'ho detto anche in altri video, amo fare lo scrub alla pelle e quindi esfoliarla tantissimo. E quindi alterno questo scrub con il guanto Magic Peeling. Uso una volta quello, una volta l'altro e mi ci sto trovando davvero molto bene. Lascia la pelle davvero morbidissima e liscissima. Quindi se dovessi consigliarvelo, ve lo consiglierei perché mi piace moltissimo. Adesso passiamo invece alla crema mani. Allora, la crema mani si presenta in questa confezione rosa. In particolare questa è una crema per mani e anche per unghie. Anche questa qui ovviamente è senza comedogenici ed è nella confezione da 50 ml. Il tubetto è molto molto semplice ed è anche ottimo da portare in borsa perché non è grandissimo. La crema ha questo tipo di formulazione, quindi è molto cremosa perché come vedete rimane attaccatissima. È quasi inodore. C'è un leggerissimo profumo, però è quasi impercettibile, quindi per chi non ama creme profumate, questa va benissimo. La crema è abbastanza densa, come vi dicevo. E bisogna massaggiarla un bel po' per farla assorbire. Questo è l'unico neo di questa crema,
perché poi per quanto riguarda l'idratazione, idrata davvero molto e me ne sto accorgendo anche perché adesso qui a Milano, che fa molto più freddo rispetto al sud, ho sempre bisogno di applicare una crema mani perché altrimenti addio. Poi con le tante faccende che ci sono da fare qui in casa, ho davvero bisogno di idratare le mani, altrimenti davvero morirebbero. Poi praticamente, essendo una crema che idrata anche le unghie, la trovo molto utile proprio perché purtroppo da pessima casalinga non utilizzo i guanti per fare le faccende domestiche, anche se io lo consiglio sempre a voi di utilizzare i guanti, però molto spesso si va di fretta e li dimentico, non li metto e questo fa davvero male alle mani e alle unghie perché come ben sappiamo i detersivi che utilizziamo per pulire casa sono molto molto aggressivi e quindi fortunatamente utilizzando questa crema sto anche aiutando a proteggere un pochino di più le unghie e mi sto trovando abbastanza bene anche con questa, anche se questa qui vi ripeto la applicherei di più, questa è una crema da applicare secondo me la sera, perché magari abbiamo più tempo per massaggiarla e magari andiamo a dormire quindi non ci importa se le mani restano unte per un pochino, quindi la sconsiglio se dovete applicarla ed uscire fuori casa subito, altrimenti vi ritrovereste con le mani leggermente unte e avreste un po' di difficoltà. E nulla ragazze, questa è la mia esperienza con questi due prodotti, spero che vi sia utile e nulla. Ringrazio davvero Serena e Donatella per avermi fatto questo regalo per il mio compleanno che è stato davvero graditissimo. Vi mando un bacio a tutte e spero in un prossimo video, spero tutorial. Ciao a tutte!